Ciao a tutti e Zugo, benvenuti in un nuovo video dedicato ad Hawkeye. Oggi è già uscita la mia reaction, ma vi do il benvenuto nella mia analisi del quarto episodio, che abbiamo visto in streaming su Twitch, come faremo anche per tutte le prossime settimane. Alle 8.30 siamo in stream, alle 8.50 esce l'episodio e lo guardiamo insieme. Detto ciò, vi ricordo Instagram, Twitter e TikTok in descrizione, insieme a Twitch dove siamo live tutti i giorni, ma ora popcorn alla mano e lanciamoci nell'analisi del quarto episodio di Hawkeye. La puntata inizia dove ci eravamo interrotti la scorsa volta, con Jack che punta la spada di Ronin alla gola di Clint. Egli viene immediatamente fermato dall'arrivo di Kate e Eleanor, che riconosce subito Occhio di Falco, il quale viene chiamato Arciere da Jack, il che può essere sia un riferimento al suo nome, che è semplicemente Spadaccino, e quindi se lui usa le spade e si chiama così, allora Clint, che usa arco e frecce, si chiama Arciere, oppure può essere un riferimento ad uno degli alias di Clint, ossia Arciere Dorato, anche se la prima idea mi piace molto di più. Comunque, vediamo il logo di Hawkeye che torna ad avere due frecce come il secondo episodio, frecce che quindi vanno semplicemente a rappresentare i due arcieri uniti. Dopodiché Kate racconta di come ora lei stia lavorando con Clint, ma la mamma, avendo scoperto dell'accesso al suo computer, le chiede se sappia qualcosa e poi Kate afferma di non chiedere nulla a Clint, dato che lui non parla molto, chiamandolo scherzosamente CB1, sigla verso la quale non ho trovato nessun riferimento, ma penso possa essere il modo scherzoso della nostra eroina per dire a Clint che è come un droide di Star Wars, che prova a non avere emozioni e poi comunque le ha. Anche perché comunque CB1 assomiglia molto ai classici nomi di droidi, come C3PO, R2D2, BB8 o BD1. Poi, continuando a parlare, i due eroi discutono sulla definizione di partner e più si va avanti e più insieme risultano meravigliosi anche quando discutono. Qui Eleanor inoltre fa una domanda che è un bel riferimento a Mysterio. Quindi Kate sta collaborando per sventare una minaccia di livello Avengers? Ma se dovrò essere il prossimo Iron Man, dovrò salvare il mondo da minacce di livello Avengers. Ovviamente loro due non sono collegati, però è stata una bella chicca. Comunque Eleanor chiede a Kate di rimanere a casa, mentre invece Clint viene accompagnato all'ascensore da Eleanor, che fa un discorso citando Natasha e poi chiamando un qualcuno di sospetto, dando all'interlocutore del lei. E secondo me si tratta della contessa Allegra De Fontaine, conosciuta in Falcon e Winter Soldier ed in Black Widow, ma dopo torniamo su questo punto. Tra l'altro, parlando di cose sospette, dove si trovavano Jack ed Eleanor quando i nostri eroi sono entrati in casa? Io continuo a pensare che ci sia una stanza segreta nella quale morì anche il padre di Kate, ma vedremo se questo complotto si realizzerà. Comunque Clint va via nell'ascensore, mostrandoci di aver recuperato la spada di Ronin e chiedendo alla moglie Laura di investigare sulla Sloan Limited, ossia l'azienda per la quale lavora Casey. Ella poi chiama al telefono il marito e, parlando in codice, dice che Casey prende lezioni di russo e fa jogging per ore, intendendo che lavora per la mafia in tuta, e invece le lezioni di russo penso siano un riferimento al fatto che Casey teoricamente è polacco e, dato che la mafia in tuta è russa, lui stia imparando il russo. Immagino una cosa del genere. Quindi comunque scopriamo che la Sloan Limited è un'azienda di Jack che serve per riciclare il denaro e secondo me questo sarà l'unico aspetto da cattivo di Jack, perché per il resto non penso che faccia altro, dai, è troppo buonaccione. Laura poi chiede a Clint se secondo lui, oltre agli oggetti di Ronin, sia scomparso anche il Rolex dalla base Avengers. E anche se Clint pensa sia stato distrutto, chiede alla moglie di controllare il segnale del tracciatore all'interno dell'orologio, che abbiamo visto nel primo episodio e che secondo me appartiene proprio a Laura. Ma dopo vi spiego meglio questa teoria. Qui comunque abbiamo già degli interrogativi. Perché da quando Laura è diventata l'assistente segreta di Clint? Fa le ricerche, traccia i segnali e soprattutto parla in tedesco. E sì, so che molti di voi come me pensavano fosse russo, data la mafia in tuta e l'aura sempre presente di Natasha, ma no. Infatti, in tutte le lingue su Disney Plus, il dialogo rimane uguale, tranne che per l'audio tedesco, che trasforma quella frase in francese. Ovviamente tutto ciò perché se tutta la puntata è doppiata in tedesco, una frase in codice non può essere in tedesco e quindi tra le varie lingue hanno scelto il francese. Stessa cosa accadrebbe nel caso in cui la lingua segreta fosse l'italiano, metterebbero sicuramente il giapponese, non lo so, un'altra lingua. Comunque andiamo da Kate, la quale dopo molto tempo vede la mamma felice mentre balla con Jack. Il che fa sorridere entrambe moltissimo e vedere letteralmente questa vita normale in una serie Marvel è davvero fantastico. Eleanor poi chiede a Kate di darle una mano a organizzare il Bishop Holiday Party, che è sicuramente la festa a cui i nostri eroi parteciperanno vestiti elegantemente, cosa che abbiamo visto all'interno dei trailer.
Dopodiché le due prendono in giro Jack per delle sue frasi e egli afferma che è meglio essere derisi dalla famiglia che rimanere soli a Natale, frase che spinge Kate a raggiungere Clint, che ovviamente si trova lontano dalla famiglia e che nel frattempo è tornato a casa della zia di Kate. Quest'ultima arriva con un albero di Natale, della pizza, pizza dog ovviamente, e dei film di Natale da guardare, che come detto nella scorsa analisi erano una delle cose che Clint avrebbe dovuto fare con i figli. Mancano 6 giorni a Natale, giusto? Li riempiremo di 1000 attività natalizie. La tua qual è? Maratona di film natalizi. Maratona di film, ottimo. Tra l'altro, durante tutta questa scena, notiamo che Clint utilizza una tazza viola simile a quella della sigla finale, ma che invece ha stampata la scritta Thanos aveva ragione, ossia lo stesso slogan che avevamo visto nel bagno del primo episodio. Clint comunque svela le scoperte fatte su Jack a Kate, la quale però decide che per pensare ad un buon piano devono imbracciare lo spirito del Natale e la prima cosa che fanno è indossare dei maglioni a tema. Il che era un'altra attività da fare con i figli, come anche decorare l'albero di Natale, come vedremo tra poco. Ragazzi, mancano 6 giorni a Natale, giusto? Li riempiremo di 1000 attività natalizie. Maglioni ridicoli. Maglioni di Natale ridicoli, poi dobbiamo decorare l'albero, ci sono milioni di cose da fare, sarà fantastico, ma quello che... Quindi, scrivendo su un poster di un altro film della zia di Kate, quest'ultima inizia a elaborare una strategia. Poi i due parlano di recuperare delle nuove frecce truccate, addobbano poi l'albero di Natale e Clint insegna alcune abilità a Kate che spero troppo gli possano tornare utili perché quello slow motion è stato spaziale. Dopodiché, momento serietà, perché Clint parla di quando incontrò per la prima volta Natasha e di quando lui decise di non ucciderla, come invece gli chiese lo Shield. Tra l'altro in tutto ciò sentiamo la musica che abbiamo sentito su Vormir durante il sacrificio di Natasha e qui... PAM! Colpo al cuore netto! Poi Kate chiede a Clint se lui abbia perso la famiglia con il blip e se in quel momento abbia incontrato Ronin. Il nostro eroe non risponde e quindi Kate chiede se sia lui Ronin, domanda alla quale Clint risponde affermando che non va fiero di quel che ha fatto e che vorrebbe rimediare. Da qui Kate va a dormire e Clint vede alcuni flashback del suo passato, mostrandoci la scomparsa della famiglia, il periodo da Ronin, la morte di Nat e anche il ricongiungimento con la moglie ed i figli, i quali chiaramente rappresentano tutto ciò che lui al momento ha e che vuole proteggere con tutto se stesso. Ma andiamo alla giornata seguente, che inizia con Clint che scrive un messaggio a qualcuno e come notiamo utilizza il telefono a conchiglia, che secondo le nostre analisi viene utilizzato per gli affari Avengers, mentre invece il telefono touch che ha usato per chiamare la moglie è sempre quello personale. Kate invece indossa una maglietta con scritto Laika, maglietta che indossa anche nei fumetti e che se vogliamo è il nome del primo cane cosmonauta sovietico che possiamo vedere nella punta di freccia e al quale si è ispirata la Marvel per creare il personaggio di Cosmo conosciuto nei film dei Guardiani della Galassia. Tra l'altro la punta di freccia dovrebbe semplicemente rappresentare l'astronave sovietica. Comunque Clint va a parlare con Casey, dicendogli che sa che lui ha lavorato per William Lopez, padre di Echo, per anni, poi ora lavora per Echo e sa anche che però il capo di Echo, ossia lo zio, che è chiaramente Kingpin, come detto nella scorsa analisi, non apprezza tutto il rumore che la mafia sta facendo per dare la caccia a Ronin e che quindi devono smettere di cercarlo. Dopodiché Clint raggiunge Kate, che nel frattempo si è recata dai LARPers, conosciuti nei precedenti episodi, ai quali ha chiesto di recuperare le frecce di Clint, dato che come scoperto loro sono tutti pompieri o poliziotti, e che quindi possono essere utili, ed infatti rivediamo anche Griggs. Qui, come la scorsa volta, ho amato il loro addestramento da rollatori dal vivo e poi ci hanno introdotto l'agente di polizia Wendy Conrad, che però nei fumetti è una mercenaria specializzata in esplosivi, che ha anche affrontato più volte Occhio di Falco, ma chiaramente la storia qui non andrà così. Tutti loro insieme a Kate si trovano in una casa, che teoricamente non è quella della zia, dato che vediamo varie console, un gioco di Tomb Raider ed un poster di Dungeons & Dragons. Quindi immagino che la casa sia di qualche LARPers e che quindi Clint abbia ricevuto un messaggio da Kate con l'indirizzo. Il che secondo me però sarebbe dovuto essere incluso nell'episodio, perché fino a quando pensavo si trattasse della casa della zia, allora ok. Ma essendo un luogo che Clint non conosceva, secondo me inserire una scenetta velocissima di pochissimi secondi in cui Kate inviava un messaggio a Clint o Clint che lo riceveva, non sarebbe stato male, tipo raggiungimi a via Topolino 7, cioè secondo me sarebbe stato perfetto. Comunque, i LARPers consegnano le frecce a Clint e stringono un patto con i nostri eroi. In cambio di frecce di informazioni, loro due gli forniranno dei materiali per creare nuovi costumi e tra di essi ce ne saranno 2 anche per Kate e Clint, che non vedo l'ora di ammirare in tutto il loro splendore, anche se però già l'abbiamo visti nei trailer.
Clint comunque riceve un messaggio da Laura con l'indirizzo da cui l'orologio sta trasmettendo il segnale, verso il quale lui e Kate si dirigono. Il piano era di far entrare Clint con Kate che faceva da sentinella all'esterno, ma chiaramente il tutto non va così e grazie ad un signore Kate si infiltra nel palazzo, dove tra l'altro rivediamo un pacco regalo di Amazon ed è già la terza volta che ciò avviene. C'è una cura nel dettaglio nel farti capire che questo è il periodo natalizio dei regali che mi fa impazzire. Tra l'altro continuo ad amare come Kate esca fuori da situazioni apparentemente complicate con una nonchalance assoluta. Poi ho trovato bellissimo come lei chieda a Clint in che modo lui abbia risolto il problema dell'arco gigante, domanda alla quale lui risponde citando il suo arco retrattile, ma la cosa più bella è che personalmente questa domanda mi ha subito ricordato un momento molto simile da Iron Man 1. Tu come hai risolto il problema dell'arco gigante? Ne ho uno pieghevole io. Come hai risolto il problema del congelamento? Problema del congelamento? Dovresti studiare un rimedio. Kate comunque entra nella casa designata, dove scatta subito un allarme silenzioso con anche delle luci stroboscopiche che la nostra eroina oscura usando le frecce gelatinose. Parlando dell'orologio, poi, Clint ci dice che appartiene a qualcuno con cui lavorava. Questo qualcuno non fa più parte del gioco, ma la sua identità è collegata a quell'orologio e se quelli in tuta lo scoprissero, salterebbe la sua copertura e tanti saluti. Kate riesce a recuperarlo, ma accanto ad esso trova un foglio con i nomi di tutta la famiglia di Clint, il quale poi capisce che l'appartamento appartiene a Maya e che le luci erano un allarme silenzioso per le persone non udenti. Ora, onestamente, secondo me non è che servisse scoprire che la casa era di Echo per capire che quella fosse un allarme, però ok. Comunque qui tocca parlare, perché di chi è questo orologio? Inizialmente non avevamo idee e comunque avevamo puntato tutto su uno degli Avengers, ma dopo questo episodio devo dire che non ne sono così convinto ed infatti, come detto prima, secondo me appartiene proprio a Laura, la moglie di Clint. Ora vi spiego la mia teoria. Noi sappiamo che Clint e Laura sono sposati e che nel momento in cui lui è entrato negli Avengers, Fury ha reso tutto top secret. Tutto ciò lo abbiamo scoperto in Age of Ultron, però vorrei farvi risentire quella scena. Non ti ho avvertito. Sarà un agente speciale. Signori, lei allora. Fury pianificò tutto quando mi sono unito a voi. Non è nei file dello Shield, vorrei che rimanesse segreto. Ora, ai tempi sicuramente quella di Tony era una battuta, ma se invece adesso non lo fosse? Come detto prima, è curioso che lei sappia parlare tedesco, sappia fare investigazioni su un'azienda losca e soprattutto che si preoccupi così tanto di questo orologio. Infatti, secondo me, esso è un orologio speciale che Laura, dopo essersi ritirata dal lavoro di spia, regalò a suo marito e che lui ha portato con sé anche dopo il blip, per poi, a quanto sembra, perderlo nella battaglia con Thanos alla base Avengers e quindi farlo finire all'asta. Questo spiegherebbe la frase di Clint, secondo cui l'orologio appartiene a qualcuno che non fa più parte del gioco, e per quanto riguarda il fatto che la sua identità è collegata a quell'orologio e che se quelli in tuta lo scoprissero salterebbe la sua copertura, e poi tanti saluti, beh, immagino che su di esso ci sia scritto qualcosa che ha infatti permesso ad Echo di trovare tutti i nomi della famiglia di Clint. E quindi, mettendo insieme i pezzi, da una parte Echo ha svelato l'identità di Ronin, dato che immagino lei sappia che lo avesse lui, e così facendo magari può minacciare direttamente la famiglia di Clint. Dall'altra però, secondo me, c'è qualcosa di più. Il fatto che Clint dica che salterebbe una copertura va ad indicare come se Laura si nascondesse da qualcuno. Qualcuno che potrebbe cercarla per qualcosa fatto prima che lei si ritirasse da agente. Boom, questa è l'idea generale, ok? Può essere tutta vera, può essere in parte vera, può essere tutta sbagliata. Però mi sembra molto plausibile e l'unica plausibile che al momento ci si presenta davanti, quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Poi magari appartiene a uno degli Avengers e questa idea si distrugge, però al momento punto su questa. Comunque, tornando all'episodio, Kate viene raggiunta da Maya, con la quale inizia un combattimento che poi si trasferirà sul tetto di Clint, che nel frattempo è stato attaccato da quella che si rivelerà essere Yelena Belova, sorella di Natasha, che nella lotta fa anche la classica mossa di Natasha che tanto criticava nel film di Black Widow. Qui non solo lei usa un visore notturno come nei fumetti, ma anche le classiche scosse rosse tipiche delle vedove nere. Oltre a ciò, nel combattimento Echo fugge via dopo essere stata ferita da Kate, la quale ha anche una bellissima cintura con tutte le varie punte di freccia. Kate in ogni caso viene lanciata giù dal tetto e Clint suda sette camicie!
stavo pensando di ritrovarsi nella stessa situazione di Vormir, ma fortunatamente la nostra eroina si salva grazie a Yelena che la aggancia ad una fune. Ritornando su però, Kate ha la possibilità di uccidere la vedova nera, ma non lo fa, molto similmente al racconto di Clint che non uccise Natasha permettendole di fuggire. Questo secondo me inoltre si collega al fatto che, come detto, secondo me la serie di Hawkeye si chiama così perché entrambi i personaggi, sia Kate che Clint, hanno questo nome, o meglio, ora Clint è Occhio di Falco, ma poi Kate prenderà questo titolo. E oltre a questa cosa qua, come Clint ha avuto la sua vedova nera, adesso Kate avrà la sua vedova nera. Poi è da capire se saranno alleate, quindi se Yelena diventerà buona perché Kate non diventerà mai cattiva, oppure se invece saranno avversari, quello lo scopriremo nel futuro. Comunque, Kate chiede chi lei sia e Clint risponde che è meglio che lei non lo sappia, affermando che ora che qualcuno ha soldato una vedova nera, la situazione è diventata troppo pericolosa ed i nostri eroi quindi si separano, terminando così l'episodio, ma vi prego tornate subito insieme, non posso vedere la coppietta che non è una coppietta. Ovviamente in tutto ciò l'orologio è rimasto nelle mani di Kate. Ma comunque, ora la prima domanda è, Clint conosce Yelena? Perché inizialmente avevo interpretato la frase "è meglio che tu non lo sappia" come il non voler dire che si trattava di una vedova nera, cosa che però poi rivela comunque a Kate. Invece adesso, pensandoci meglio, potrebbe essere proprio che lui non voglia dirgli che si tratta della sorella di Natasha, ed allora la domanda successiva è: come fa a conoscerla? Perché per quel che sappiamo, Clint non sa nulla di Yelena, ma sicuramente presto avremo le nostre risposte. Ma la domanda più importante ed ultima di questa giornata è: chi ha mandato Yelena qui? Facendo un salto indietro al film di Black Widow, sappiamo che lei è stata reclutata dalla contessa Valentina Allegra de Fontaine allo scopo di vendicare la morte di Natasha uccidendo Clint. Ora, sorvolando sul fatto che comunque non sia colpa sua, ma che poi noi non sappiamo nemmeno cosa sia Yelena che la contessa sappiano sugli avvenimenti di Vormir, la cosa importante è che secondo me Yelena è arrivata qui dopo la chiamata di Eleanor. Infatti, come detto prima, credo che lei abbia chiamato la contessa, la quale ha contattato Yelena, che non vedeva letteralmente l'ora di scoprire dove si trovasse Clint. Già negli scorsi episodi abbiamo ipotizzato che la mamma di Kate facesse qualcosa di losco, ed infatti Eleanor si presenta al telefono come Eleanor, nel senso che parla come se dialogasse molto spesso con la contessa. Questo poi spiegherebbe come mai Yelena, assassina addestrata, non spari a Kate ed anzi la tiri fuori dal combattimento salvandola con un cavo. E ciò sicuramente è perché tra gli ordini della contessa rientra il non far male a Kate, senza considerare che molto probabilmente Yelena è arrivata qua perché la mamma di Kate ha tracciato il telefono della figlia, come anche lei ha fatto tantissime volte, e ha comunicato a Yelena la posizione di dove si trovavano. Dai, lo so che questa idea vi piace tantissimo, è clamorosa, non vedo l'ora di scoprire se tutto ciò si avvererà, e se non lo è, vabbè, però abbiamo fantasticato e secondo me è un'idea pazzesca, vediamo se l'abbiamo sgamata. Comunque, devo dire che questo episodio è stato letteralmente la calma prima della tempesta, anche se il clima natalizio ed il rapporto tra Clint e Kate continua a conquistarmi, domina tutto. Riguardo di Yelena, non vedevo l'ora che venisse introdotta, sono anche rimasto un pochettino sorpreso dal modo in cui l'hanno fatto, anche se oltre a lei mi aspettavo una scena dopo i titoli di coda con Kingpin, dato che era una cosa che si vociferava da mesi. Lui ci sarà, però bisognerà attendere il prossimo episodio che uscirà la prossima settimana insieme a Spider-Man e che dovrebbe durare circa 42 minuti, come quello di oggi. Quindi iscrivetevi sotto il tasto del mi piace, condividete il video con i vostri amici amanti della Marvel, io vi aspetto tutti i giorni insieme su Twitch, vi ricordo tutti i social in descrizione, ma soprattutto noi ci vediamo sempre tra le stelle. Eminem Key, scaduce!